tre caratteristiche di questo amore. È un amore fedele, è un amore perseverante, non si stanca mai di amare la sua Chiesa. È un amore fecondo. È un amore fedele. Gesù è il fedele. San Paolo, in una delle sue lettere, dice: se tu confessi Cristo, Lui ti confesserà a te davanti al Padre. Se tu rinneghi Cristo, Lui ti rinnegherà a te. Se tu non sei fedele a Cristo, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. La fedeltà è proprio l'essere dell'amore di Gesù. E l'amore di Gesù nella sua Chiesa è fedele. Questa fedeltà è come una luce sul matrimonio, la fedeltà dell'amore, sempre. La vita matrimoniale deve essere perseverante, perché dal contrario l'amore non può andare avanti. La perseveranza nell'amore, nei momenti belli e nei momenti difficili, quando ci sono i problemi, con i figli, problemi economici, problemi qui, problemi là, ma l'amore persevera, va avanti, sempre cercando di soluzionare le cose per salvare la famiglia, perseverante. E si alza ogni mattina l'uomo e la donna e portano avanti la famiglia. Questi matrimoni che non vogliono i figli, che vogliono rimanere senza fecondità. Questa cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto che è meglio non avere figli. È meglio, così tu puoi andartene a conoscere il mondo, nelle vacanze, puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo. Ma è meglio, forse è più comodo avere un cagnolino, 2 gatti. E l'amore va ai 2 gatti e al cagnolino. È vero o no questo? Lo avete visto voi? E alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia in solitudine, con l'amarezza della cattiva solitudine. Non è fecondo. Non fa quello che Gesù fa con la sua Chiesa, la fa feconda.